Eccoci. Che allora, bella questa canzone. Bella, eh? Rosanna, bellissima. Rosanna Baldetti. Bella, no? Molto. Sì, ma non mi guardare così. No, tu mi stai guardando così. Perché mi guardi in un favismo? Intanto mi dai lei, innanzitutto. A me lei. A me lui. Dava del lei. Allora, è arrivato un messaggio un po' particolare, no? Sì. Ti sembra? È arrivato un messaggio. La finanza cerca te. Quindi. Non avevo dubbi. Ha un messaggio molto bello, secondo me, però non so a chi è dedicato. Cioè? E ora io leggo. Però se ci sei tu qua, qualche dubbio mi viene. A te ti viene. Ah, però. A me. Innanzitutto Valentino. Mi dice. Va bene, sto calmo. Tanto Valentino. Ok. Allora, questo messaggio. Questo messaggio dice: credo sia questo il vero amore che l'ha imposto. Mi senti? No, fallo proprio come lui già che imposta credo mi preoccupa. Credo sia questo. Credo sia questo il vero amore. Avere l'impressione di stare al centro della propria vita e non ai margini, nell'angolo giusto, senza avere bisogno di sforzarsi per piacere all'altro e restare se stessi. Me coglioni. Cioè, proprio bella, no? E il proseguio? No, poi basta. Poi basta. Non c'è scritto niente? C'è scritto qualcosa, ma tu riesci a leggerlo? Sì, assolutamente. C'è io scritto... l'ho letto. Ve lo dico? Mimmo capirà, c'è scritto. Ma Mimmo capirà dopo che ha vinto il mondiale. Mimmo capirà. Ascolta, non dirmelo. Non sapevo che ti chiamavi capirà. E allora siccome noi siamo come, vi ricordate quella vecchia trasmissione? Anzi, quella nuova trasmissione, siccome qua siamo come uomini e donne, prima dell'altro pronostico, Mimmo risponde a questo messaggio con questa canzone. Eccola! Piccola anima che fuggi come se fossi un passero spaventato a morte. Qualcuno è qui per te. Se guardi bene, ce l'hai di fronte. Fuggi anche lui per non dover scappare. Se guardi bene, ti sto di fronte. Se parli piano, ti sento forte. Quello che voglio io da te non sarà facile spiegare. Non so nemmeno come e perché hai perso le parole. Ma se tu vai via,
porti i miei occhi con te. Piccola anima, la luce dei lampioni ti accompagna a casa. Innamorata e sola, quell'uomo infame non ti ha mai capito. Sai che a respirare non si fa fatica. È l'amore che ti tiene in vita. Quello che fa passare ogni tristezza, ti va di passeggiare insieme, meriti del mondo ogni sua bellezza. Dicono che non c'è niente di più fragile di una promessa, ed io non te ne farò nemmeno una. Via, porti i miei sogni con te. Piccola anima, tu non sei per niente piccola. Quello che voglio io da te. Così era io la versione originale. Poi gli hanno detto, no, meglio se lo fai a braccia aperte. Perché potrebbe essere... No, è una bellissima canzone questa. Allora, è bellissima veramente. Beh, Ermal la scelta Meta. Te? La scelta no. Te? La canzone è Ermal metà e l'altra metà è Elisa. Mio. Elisa è un quarto. Pesa 8 kg bagnata. Ma nel senso lato bagnata. Bagnata? Bagnata nel senso bagnata. Allora, Mimmo, smettila. Mimmo, sì, Mimmo. Fica Mimmo. Sì, e grazie Mario, come in Non ci resta che piangere. Io continuo a pescare. Ma dimmi. Cosa peschi, scusami? Ora te lo sto, guarda, perché me lo chiedi in diretta? Cosa, perché? Permettetemi di darti tantissimo. È arrivato un messaggio che dice, 8 app aggiornate. Upgrade e upgrade oramai. A me mi dice, mi Dico ti ha taggato. Chi te l'ha detto di taggarmi? Io non ho taggato ti nessuno. Scasso di pugni in bocca. Allora, taggati, ignora, ok, taggati, ciao. Allora, quali sono i prossimi pronostici? Mi batte scusa, il cuore. Mi fai partire una sigletta, per favore. E dove si va ora? L'avevo detto che è Natale, anzi è Capodanno! Vai, Cremino, Cremino, vai! Ebbene sì, di cosa parliamo ora? Parliamo di sta merda di squadra! Ma che no! Ha vinto al 99esimo contro il Bivongi! Praticamente, no, col Bivongi non avrebbe vinto! Era contro mutilati e invalidi. Io ricordo, prima di dare questo pronostico, sempre il Brasile vincente. Era la nazionale paralimpica di Panama. Ci porti avanti col lavoro, bravo. Ebbene sì, adesso parleremo esattamente di dell'altro ottavo di finale. Dell'altro ottavo di finale. Brasile-Messico, dai. E beh, sai, per quanto possa ti fare Brasile, io ti dirò, questo Messico è intraprendente. È una squadra che, come vedi, intraprendente? E sto termine da quant'è che l'hai imparato? No, l'ho letto poco. Sembrava strano. Gli è arrivato, sei intraprendente, ti abbiamo disattivato. Ma glielo farò sentire. No, scherzi a parte. Vabbè, ovviamente sapete tutti che il mio pronostico è il Brasile vincente. Il Brasile Messico. Qua la rischio un po', non voglio essere di parte, il fatto che tipo Brasile, rischio uno più gol, cioè vittoria del Brasile. Meno uno più gol. Uno più gol. Sei da anche Messico. Qua. Quindi significa che uno vince. Qual è la prossima?
E poi gol, entrambi gol, quindi Messico e Messico. Sì, tipo 2-1, 3-1. Esatto. Qual è la prossima, il prossimo quarto? Allora, il prossimo è Belgio... Giappone. Giappone. Vabbè. Belgio, Giappone. Dai, dai. Belgio-Giappone mi devi dare uno più qualcosa. No, io qui rischierei uno primo tempo, uno finale. Oh, allora, questa la dobbiamo spiegare. Questa è una scommessa che praticamente uno parziale, prevede uno finale. Sì. Esatto, il primo tempo, risultato che vinca il Belgio e che confermi la vittoria nel secondo tempo. Quindi uno primo tempo e uno secondo. Quindi, ad esempio, il primo tempo deve finire 1-0 e il secondo tempo anche 1-0. Oppure con più gol. Oppure più gol, naturalmente. Quindi entrambi i tempi, quindi sono delle mini partite all'interno della stessa. Cioè deve vincere tutti e due i tempi. Tutti e due i tempi deve vincere. Okay. Chi? Una quota molto il Belgio. Uno primo tempo, uno ed secondo. È una quota interessante, non è stato interessante. È un stato interessante. Allora, quindi ripetiamo: Brasile-Messico, uno più gol. Vale a dire vittoria del Brasile più entrambe le squadre segnano, quindi 2-1, 3-1, 4-1, sempre nei confronti, cioè a favore del Brasile. Del Brasile, esatto. La secondo risultato è uno parziale, uno finale, ovvero uno primo tempo. Uno primo tempo, uno finale per il Belgio contro il Giappone, perché Giappone non ha potuto schierare per problemi di salute Oliver Hutton, Benjamin Price e Mark Lenders, se no avrebbe anche vinto. Lo sappiamo, mi spaventi te. Un giocatore eccezionale che si chiama Kagawa. Anche tu. Anche tu, Kagawa. Anche tu Kagawa i primi. Adesso allora, devo far sparte, io dovrei far sapere. Intanto manda quella, io intanto preparo una cosa da far sentire. Mandiamo questa canzone, sì? Che praticamente la canzone è il titolo. Di quella il titolo che sta dicendo, non ho capito praticamente il titolo della canzone è il nome, ma proprio il titolo della canzone è il nome di chi ha mandato il messaggio a Mimmo. La canzone infatti è Non è Francesca, e esatto. Sicuramente Non è Francesca, Battisti Valentino Teron. Quando che hai visto non è, non è Francesca, lei è sempre a casa che aspetta me, non è Francesca. Se c'era un uomo poi, no, non può essere lei. Francesca non ha mai chiesto di più, chi sta sbagliando son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più, perché lei vive per me. Come quell'altra è bionda però, non è Francesca. Era vestita di rosso, lo so, ma non è Francesca. Se era abbracciata poi, no, non può essere lei. Francesca non ha mai chiesto di più, chi sta sbagliando son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più, perché lei vive per me, lei vive per me. Eccoci. Ti stai sbagliando, non è Emanuele, non è Nicodemo, non è Ermenegildo. Allora, a me mi è arrivato un messaggio da parte di... Mentre a Mimmo arriva solo il negro, che già... è arrivato un messaggio che è famosissimo. Di una whatsappata. Sentite cosa intercorre tra questa persona. Mentre a Mimmo gli diciamo sempre whatsapp. Whatsappati. Guardate cosa dice. Troccata! A me gli hanno fatto un'offerta... a SH Wind 3 giga 3 euro, e in 3 giorni ce la fa sapere, 4 settimane, e dopo 4 settimane di
disattiva da solo, eh? 3 euro comunque, cammino. 3 euro, ok? E dopo ci fanno un messaggio, se loro te l'hanno mandato a te, ci fanno un messaggio e ti disattiva da solo. Noi ridiamo. Va bene, per favore, disattiva da WhatsApp. Noi ridiamo e scherziamo, ma vi assicuro che è successo. Oh, vi giuro. Noi ogni volta che lo sentiamo guardate le lacrime, perché non è lo stesso un attimo, prima di tutto, oggi che giorno è? 29 giugno. Ed è un giorno 26 importante. Giugno ricorrono i presenti santi. Mia sorella che fa il compleanno, glielo faccio gli auguri in ritardo. Tanti auguri Sabrina. Auguri Alessandro, che sei l'unica cosa buona che ha fatto mia sorella Sabrina. Questo è spirito familiare. Tu vai a prendere il regista. Ah, è vero! Tu vai a prendere il regista. Porco, così lo mettiamo in diretta. Finalmente vedrete il mostro. Vieni, mette il casinaro, vieni. Casinaro. Vai. Signore e signori, il regista Francesco Italiano, che ha fatto giorno 26 giugno il compleanno. 142 anni. 142. Di una gamba però. Lui tanto ne ha tre. Lui, voglio dire, lui ce le ha le gambe. Tu, ma prossimamente so, mi sa che dottor Raul. Va bene, adesso hai rotto io le palle, torna a fare il regista. Ciao. Grazie. Bene, ci rimangono l'ultimo ottavo, gli ultimi due binomio. Benissimo. Sto facendo il gingo pelo, ma non riesce. Ora, queste sono difficili, l'ultimo ottavo. Queste sono veramente difficili. Vai, prendete penna. Chiedo l'aiuto del pubblico. Ma che devi chiedere aiuto lo psichiatra. Parliamo di Svezia-Svizzera. Secondo me vince la Svizzera perché in avanti gioca Federer. Magari! Non è tennis? No. Nella Spagna gioca Nadal. Se giocava Nadal vinceva nel mondiale, purtroppo. E l'altro, ovvero l'ultimo ottavo di finale, è Colombia-Inghilterra. Colombia! Tanto Valentino. Colombia! Vado troppo di fretta. Colombia! Tu, è vero che deve andare troppo veloce? Colombia? No? Oh, la TAL, è vero? Deve andare. Senti, Valentino. Finiscila. Colombia. Colombia contro Inghilterra. Chi? Inghilterra. Allora, bene, facciamo un gioco. Svezia-Svizzera. Adesso concedo a voi le redini di questo pronostico. A voi due. Allora, Svezia, mi ha dato le più difficili però da fare. Quali sono? Svezia-Svizzera? No, solo Svezia-Svizzera. Svezia-Svizzera? 1 e over. Cioè, over da 1? Vince la Svezia. Da over? Vince la Svezia, le ha mandate, nessuno ci credeva, le ha mandate a casa tutti. Vince la Svezia. Uno più over da quanto? Diciamo uno più over da 1. Quindi almeno con due gol. Io dico under 3,5. Mi tengo largo. Che è praticamente quotata 1,10. No, 1,10. 100, vinci 110. No, 1,10 non sarà 1,20 qualcosa. Sì. Beh, come fai? Vinci 5 euro per me è comunque uno più. Tu cosa diresti? Sei tu il tuo Tu vedo che sei uno che capiamo la mazza, qui la rischio. Un X finale, un pareggio finale. X finale. Quindi risultato finale Svezia-Svizzera X. Cioè si va tu su. Però quello non conta. Ricordiamo che perché poi una volta che hanno disattivato i vanno ai rigori. Quindi l'X finale fino al 90. E l'Augia? L'Augia, ovvero Colombia-Inghilterra. Colombia-Inghilterra. Vince l'Inghilterra perché là hanno un giapponese. Che si chiama? Harry Kane Polimaro. Harry Kane Polimaro. Ti dirò, qui rischiamo una combo alternativa. Ovvero cos'è una combo? La combo è quando premi L1 ed R1. La posizione è Kama Sutra. Oh, Ryuken! Ovvero è una combinazione dove puoi giocare il gol e l'over insieme, ovvero il gol più over, non importa chi vince, chi perde, se pareggiano, però ci devono essere, o meglio, entrambe le due squadre devono segnare e superare almeno i tre gol, ovvero 2-1, 2-2, 3-1. Ragazzi, qui bisogna essere laureati in matematica. È arrivato un messaggio che dice: Mimmo, che cazzo dici? No, voglio dire, a me è arrivato un altro, Mimmo di droghe, mi è arrivato. Cosa? Se prego. Sniffa. Okay. Allora, ricordiamo l'ultimo ottavo di finale. Quindi, Svezia-Svizzera, X finale. Il secondo, ricordalo.
Colombia, Colombia, Inghilterra, gol più over. Over da 1? No, gol più over è gol più over. 3 gol. 2 e mezzo praticamente. Gol più over. Quindi gol più over da 2 e mezzo. Però me coglioni. Perfetto, perfetto, perfetto. Ci siamo, cosa abbiamo lì? Cosa abbiamo? Abbiamo finito gli ottavi di finale finalmente. Abbiamo finito gli ottavi. Okay. Adesso cominciamo con i noni. Estrazioni dell'otto. Bari 8, Napoli 8, Milano 8. Ho sempre 8. Adesso cominciamo con l'estrazione del 9. No. Roma 9. Comunque abbiamo i Rolling. Allora, volevamo mettere una canzone più famosa. Dici un casting? Volevamo mettere una canzone più famosa che parlava dello stesso nome. Però era troppo famosa. Era molto più famosa di questa di questi qui. Questo è un gruppo emergente. Si chiamano Rolling Stones. Un gruppo emergente. Noi volevamo mettere Immensamente Angela. Ma non ci sembrava il caso di quindi diamo spazio a queste tanti nuove proposte. I Rolling Stones con questa canzone si chiama Angie. Sono i giovani di Sanremo questi. Sì, sì, le sì. Nuove prostate. Tiragli una gomita. Mimmo, ce l'abbiamo fatta. È andato, ha ricevuto una telefonata. Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo sentita. Gli hanno dato la Coppa FIFA. Sì. No, ma prendi, guarda caso, il prossimo brano potrebbe è dedicato a Mimmo. Il cantante si chiama Paul Anka Rutta. E quindi, siccome il tempo è tiranno. E che tira? E tiranno. No, prima che ci dice detettivo. Prima che ci dice detettivo. E noi abbiamo questo pezzo che è Diana. Sì. Di Ciolanca. Polanca. Canta Mimmo Antigli. Avevo dove Anca. Andato? Ma dove è andato? Non lo so, mandiamo la canzone e recuperiamolo. Vai. I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told.
soul. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but you love me. Eccoci. Bene, abbiamo sfumato la canzone prima che la redazione sfuma noi. Esatto. Abbiamo i tempi proprio. Abbiamo molto... i tempi televisivi. Esatto. E lui non ha i tempi di recupero. Eccolo qua. Polanca. Eccolo qua. Che l'hanno preso di Striscio, ma l'hanno preso. Io gliel'avevo detto io. Adesso cosa dobbiamo fare? Adesso cosa dobbiamo fare? Gli ottavi sono finiti. I quarti devono arrivare. Cosa sono i preliminari? I quarti di finale. Allora, noi abbiamo deciso di farti un regalo. Sì. Perché abbiamo capito qual è il tuo vero lavoro nella vita. Perfetto. Sì. Il reggimoccolo. Ci sto. Il reggimoccolo. Tieni, tienila con cura. Il moccolo. Ecco. Tra parentesi, fra un po' verrà la polizia, perché il triangolo è un simbolo satanico. No, è un simbolo di massoneria, quindi sei anche un massone. Sei anche un massone. Sì. No, tu fai qualcosa che finisce con one, ma non è massone. Non è massone, no. Effettivamente ci stavo pensando. Che non è massone. Il che già che lui ci stava pensando. Ma dobbiamo mandare l'ultima canzone. Cosa vuoi? Non mandiamo l'ultima canzone perché il tempo è grande. Okay. Chiacchieriamo con Mimmo. Mimmo, mamma mia, che palle. La vita è un sogno. O i sogni aiutano a vivere meglio, ma soprattutto passerai indenne questo fine settimana? Oppure ti dovremo tornare all'obitorio? Dimmi. Basta che mi venite a trovare ovunque. Perché all'obitorio no. Ma anche no, voglio dire. Magari reparto ortopedia o grandi ustionati. Anche grandi ustionati, però. Dice, dov'è? È un'ortopedia? No, è passato dall'ortopedia e poi l'hanno portato su ai grandi ustionati. Ha fatto una combo. Ha fatto una tricombo. Ortopedia, rianimazione, grandi ustionati. Grandi ustionati? L'ha presa una tripla, l'ha presa di sicuro, L'ha presa grossissima! Allora l'hai presa grossa, compare. Bravo. Allora, per fare felice la nostra redazione, sì. Noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima, con i quarti di finale. Con i quarti di finale vi diciamo anche questa roba qui. Presumibilmente sarà una delle ultime puntate al chiuso. Stiamo preparando qualcosa per l'estate, anche perché vi giuro sul bene che voglio a lui, che qua dentro si muore per ovvi motivi di disturbi, eccetera, eccetera. Non possiamo avere i condizionatori. Quindi stiamo morendo. Quindi se non è l'ultima saremo vicini all'ultima al chiuso, ma stiamo preparando una bella sorpresa per voi, così oltre che scriverci al numero che fa veramente impressione. Quasi come ci Mimmo, potrete telefonare e potrete anche venire a trovarci, esatto, in costume da bagno naturalmente. Quindi vieni Mimmo, andiamo davanti alla telecamera per l'estremo saluto, per l'estremo saluto. Buoni pronostici. Era Mimmo, fai una foto, fai la foto quella da rapida, zitto. Eri felice così. Eri felice, adesso invece sei Mimmo. Pensa come sei messo. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Dai un saluto tu, che poi tocca a noi. Dai, muoviti, di qualcosa. Di qualcosa. Forza Brasil! Ma va, Terunde, merda. Vabbè, allora, ragazzi, ricordatevi sempre, con calma e per piacere. Sei una radio libera, ma libera veramente. Mi piace anche di più perché libera la mente.